Noi abbiamo scelto quello che secondo noi è il candidato che a Roma ha più possibilità all'interno dello schieramento di centrodestra di poter arrivare al ballottaggio e sfidare l'altro candidato che arriverà al ballottaggio, si chiami Virginia Raggi o si chiami Giachetti. Do atto all'onorevole Santanchè di aver cercato in tutti i modi di convincere anche il suo partito affinché appoggiasse Giorgia Meloni, e la ringrazio per questo, perché Daniela in questo è sempre una donna molto sincera, dice esattamente quello che pensa e non pensa soltanto alle poltrone, come qualcun altro probabilmente sta facendo dentro Forza Italia. In tal senso noi abbiamo scelto una romana, abbiamo scelto una donna che si è formata a Roma politicamente, una persona che fa politica da tanti anni pur essendo ancora oggi giovanissima, e lo dico anche perché siamo quasi coetanei, quindi mi sto dando un po' della giovane anche alla sottoscritta. Una ragazza eccezionale con la quale stiamo entrando nella città pienamente. L'esempio di Roberto, candidato nella nostra lista Lega Noi con Salvini, così come tanti altri candidati che non sono persone conosciute alla politica, ma sono cittadini romani, cittadine romane, che hanno deciso di metterci la faccia per la prima volta con Matteo Salvini. Qual è il punto? Vuol dire che possiamo vincere. Allora, questo è tutto un ragionamento che non fa una piega. Dopodiché, però, il punto di fondo qual è? Vorrei sentire su questo anche la Santanchè, che molti dicono questa scelta è una scelta non di centrodestra, ma di destra. Cioè la destra si sta polarizzando da una parte, quindi tutto quel mondo moderato quasi, che avrebbe invece votato Forza Italia. Io dico sempre una cosa. Così con la testa. Io vorrei che ognuno di noi andasse in un mercato a parlare col cosiddetto moderato. Nella nostra città di moderati, poi qualcuno mi dovrà dire se è una categoria della politica, io ancora non lo penso, di moderati non ce ne stanno più, perché ci sono solo persone incavolate. Ecco, esatto, perché appunto io avrei detto sulle per orme cui, della Santanchè, sono incazzati i neri i romani, tanto per rimanere nello sdoganamento della parolaccia. Persone arrabbiatissime con chi ha gestito questa città, persone arrabbiate che la mattina rischiano la vita se escono in motorino perché abbiamo i crateri, non le buche, persone che non ci possono godere di un servizio pubblico efficiente, quindi i moderati secondo me è una categoria che non esiste.